Allora cominciamo da qui, Stefania. Cominciamo da qui. Okay. Siamo pronti? Ciao! Tutti, siamo un filmino. Allora stiamo per partire, dobbiamo fare 3 giorni, hanno le valigie che sembra che si devono fare una settimana ciascuno. Comunque siamo tutti contenti. Siete presentati già? Sì, già ci siamo presentati. Ok, anche perché se, non lo so, lui forse non riuscirà a metterlo con voi. Ho capito. Questo è lo Swami. Bene. Non ci voleva completamente, vero? Già! È una settimana che ci sta la... È proprio oggi, poteva fare oggi bella giornata. Avete preso posto già? Che posto abbiamo preso? Non siamo arrivati ma ora? Non hanno... Solo noi ci hanno dato la chiave. Voi? Ma noi ora siamo, ora siamo arrivati. Ne ha visto a trovare? Loro sanno già, li hanno distribuiti nelle varie casette. Show? Shoo shoo? Albertino, wow, grazie. Noi siamo al mandorlo qui. Sempre i posti meglio voi, Sempre i posti meglio. Ingresso ristorante. Lei fa parte della fauna. Mamma mia. Giulia. Questa finalmente siamo arrivati, siamo all'agriturismo, siamo nella hall, ci stiamo sistemando. Alessandra. Wow. Che occhi. Mio compagno di stanza, Roberto. Fanno ogni tanto dei seminari e delle cose. Francesco, sta facendo? Sto riprendendo. Corrado, qualcosa la dobbiamo fare. Dobbiamo poi lasciare il segno. E il tuo compagno, senti, mi ricordo quando ci sono stati a Comaia, ti raccontavo. Oggi per grave, mi ricordo, ma che male che ero. Vabbè, ma è certo. Fino a 3 gradi. Non so, sta in Toscana, una follia. Pensavamo che era diversamente, perché era un treno, che era una cosa diversa. Io invece me lo ricordo che scamminava. Thank you.
Diglielo tu, sei Massai, sei Massai. Dove cazzo ci dobbiamo mettere? Vai. Dove cazzo ci dobbiamo collocare a fare gli occhi? Ci mettiamo uno sopra l'altro. Veramente non so. Però nel verso giusto. Nel verso giusto. Io sono appoggiato a spalle. Sì, ma la sta posizione devi scorreggiare tu. Come? Tirare aria. Apri il tuo volto. Apri le tue narici. Grazie. Quindi sarà un cammino dentro, all'interno. If we want to walk inside, se vogliamo camminare verso il nostro interno, we need to observe a few things in this weekend. Dobbiamo osservare alcune cose in questo weekend. It's like if you have to learn driving, è come se volessimo imparare a guidare. You cannot learn driving in highways. Non possiamo sicuramente imparare a guidare high road. Nelle autostrade. So if nor you can learn driving in crowded place. E non possiamo neanche imparare a guidare nei posti affollati. You need to spend some time in a lonely place. E bisogna spendere del tempo in un posto solitario. Maybe you can say restricted zone. E in una zona possiamo dire ristretta. But later on, that lonely place or restricted zone becomes very much useful in your driving time, later on. Ma questo posto sarà utile per guidare all'interno col tempo. Let this weekend be a restricted zone. Facciamo in modo che questo weekend sia un weekend in una zona ristretta. But not too much restriction. Ma non con troppe restrizioni. But let us understand a few principles. Però cerchiamo di comprendere alcuni principi. And accordingly let us live our life. E in accordo a questi principi vivremo la nostra vita. A few things I would like to highlight here. Voglio sottolineare alcune cose qui. Please don't misunderstand me, because there are whatever we'll be saying, of course I'll be giving logic. Tutto quello che adesso io vi dico, ci sarà sempre una logica dietro. It is up to you. Dipende da voi. To accept or reject. Accettarla o rigettarla. If you accept, there will be growth in you. Se l'accettate ci sarà della crescita in voi.
If you reject, it is up to you. I cannot say that whether growth will be there or not. E se invece la rifiutate, dipende da voi. Non posso dire se ci sarà una crescita o meno. The first thing I would like to say. La prima cosa che vorrei dire. Generally, our mind moves very fast. Di solito la nostra mente viaggia veloce, si muove velocemente. Sometimes we do not know how fast our mind moves. E non ci rendiamo neanche conto quanto velocemente si muova. Here in this weekend, qui in questo weekend, try to see that your mind is moving as slow as possible. Cercate di osservare di portare la mente a muoversi più lentamente possibile. Means unnecessarily. E significa che non necessariamente. We don't have to do any body movement. Dobbiamo muovere il corpo se non è necessario. Unnecessary, we need not have to chat. E se non è necessario non dobbiamo chiacchierare. If it is necessary, please go ahead. Se è necessario, fatelo pure. Or else try to observe your thought and thinking pattern. Altrimenti cercate di osservare i vostri pensieri. For that, I have thought of few things. E per questo, proprio per questo, ho pensato ad alcune cose. Morning, when you get up. La mattina, quando vi alzate. As much as possible, don't talk. Il più possibile cercate di non parlare. Because perché the moment you start talking, il momento in cui iniziate a parlare, then mind will start moving very fast. La mente comincia a muoversi molto velocemente. But if you don't talk, ma se non parlate, mind will be little calmer. La mente si comincia a calmare. You can observe this. Osservatelo. The moment the mouth starts talking. Nel momento in cui la mente, la parola, la bocca inizia a parlare. I cannot fulfill your expectation. Non posso sicuramente completamente soddisfare le vostre aspettative. Because it is impossible. Perché è impossibile. So also you don't have to fulfill anybody's expectation. Così come voi non dovete, siete tenuti a soddisfare le aspettative degli altri. But that doesn't mean that you have to ignore everybody's expectation. Ma non significa, con ciò non significa che dobbiate completamente ignorare le aspettative degli altri. It is all of us duty. È dovere di tutti noi. And especially now my duty. E soprattutto il mio dovere. To live up to your expectation. E vivere in accordo alle vostre aspettative. So because of that reason I would love to listen to your expectation. Quindi per questo vorrei capire e mi piace capire quali sono le vostre aspettative. And I'll try my best to live up to your expectation. E cercherò di fare il mio meglio per soddisfarle. Please. Prego. Allora, torno a dire che sono nata, no, sono sempre Maria Pia. E di solito in questi seminari, in questi stage, mi propongo di svuotare il mio bicchiere, il mio corpo, in questo caso è un bicchiere, per riempirlo di cose nuove, di crescita. E del viaggio che iniziai con Suami G, o il viaggio del seminario, se ti ricordi, all'interno, sì. Verso il cuore, quindi continuare questo percorso, visto che... Okay. During this retreat, she emptied herself and she wants to be fulfilled in this journey inside her by what you want. See, you should say, even though I didn't want to come, still I was the first to come. Se riesco ci va. Okay, no, ma diglielo, qui sono felice. No, ormai è tutto quello che ho. Ma è Stella, come andiamo? Ok, salve a tutti, sono Giuliano. Pratico, ho conosciuto Stefania da poco ed è stata una bellissima scoperta, grazie di tutto. Cosa mi aspetto? Questo è un inizio per me, quindi mi aspetto, è il primo seminario che faccio. Mi aspetto tanto da me. Non dal seminario in se stesso, quindi questo va. Ok, ci sta, vabbè, è nostro.